Salta con noi, Bari e Sampdoria. Giro per Bari Vecchia, ha avuto modo anche di scambiare la sciarpa con un tifoso del Bari? Assolutamente sì, ma dicevo prima con un nostro amico, abbiamo più quasi amici baresi che amici genovesi. Quindi diciamo viene spesso qui a Bari? No, spesso no, quando è capitato qualche volta, ma comunque l'accoglienza è sempre meravigliosa tutte le volte. Che cosa dobbiamo aspettarci invece per quanto riguarda la partita? Diciamo la partita, visto l'atmosfera che c'è oggi, sarebbe meraviglioso un pareggio che va bene per tutti, nel senso, così finiamo in bellezza la giornata. Tifoso del Bari o tifoso della Sampdoria? Ah, tifoso del Bari, quindi diciamo come stai vivendo tu il gemellaggio da barese? Veramente, ma adesso sono entrato in centro e ho visto tutti questi tifosi della Sampdoria, ho detto mazza, oh, pensavo di meno. Vorresti diciamo che il calcio fosse sempre così? Decisamente sì. Scambierai la sciarpa con qualche tifoso della Sampdoria? Non lo so, se mi trovo sopra sì, perché non lo so se mio nonno vuole che andiamo sopra lo stadio. Un pronostico, che cosa ti aspetti da questa partita? 1-1. Ah, quindi pareggio. Grazie, siccome San Nicola è amante dei forestieri, sì. Quindi immagino che siate qui per questo. La partita, esatto. A parte gli scherzi, come sta trovando la città vecchia? Bellissima, bellissima. Siamo innamorati di Bari, dai. Sia dei tifosi che della città, che del cibo. Bellissimo. In particolare che cosa l'ha colpito? Beh, il cibo, chiaramente il pesce crudo, prima di tutto, ma poi anche la focaccia barese, tutte... A livello architettonico invece... Beh, ho trovato molto pulito il centro storico, bello, poi questa pietra bianca è una meraviglia, è proprio una gioia essere qua. Prima volta qui a Bari, come stai trovando la città? Che cosa ti ha colpito diciamo in particolare? Ma città bellissima, accoglienza fantastica, e il gemellaggio bellissimo. Ma sei già senza voce? Sì, ci siamo già portati avanti, atmosfera bellissima e siete delle persone fantastiche. Che partita ti aspetti quest'oggi? Ma io mi aspetto un bel pareggio, giusto così, per tutte e due. Va benissimo. Sì, è vero, sono tutti molto estroversi, molto gentili, cioè è completamente diverso da Genova. Cioè, completamente le persone sono completamente, sono proprio più brave, più amichevoli, più amorevoli. Che cosa dobbiamo aspettarci invece per quanto riguarda la partita? Che cosa ti aspetti oggi? Io mi aspetto un pareggio. Ah, ti... sì. Anche se il pareggio non andrebbe bene a nessuna delle due, no, diciamo. Però... Quieto vivere. Esatto. Allora, la città mi piace moltissimo. Bari Vecchia è veramente un posto molto bello, ricco di storia, bellissimo. E apprezzo molto, diciamo, la gentilezza delle persone. E... mi sto trovando bellissimo, sono venuto benissimo, sono venuto ieri, abbiamo apprezzato anche la cucina barese. Cosa in particolare? Pesce crudo, insomma, siamo trovati molto bene. Adesso... E dalla partita cosa si aspetta quest'oggi? Allora, il cuore vorrebbe una vittoria per il Doria, però anche per l'amicizia che abbiamo con i tifosi baresi potrebbe bastare anche un pareggio, tanto c'è ancora tempo. Sì, che è molto accogliente, siete un gran popolo. Molto, molto, molto accogliente e poi una bella città. Cibo, siamo arrivati stamattina, abbiamo fatto uno street food, abbiamo preso il panino col polpo e una fritturina. E mattina, diciamo, una bella colazione. Esattamente, però abbiamo viaggiato tutta la notte. Ci sta, sì. E stasera speriamo magari di assaporare qualcosa di tipico, sedendoci magari in un ristorantino tipico. Sulla partita, il pronostico, che partita vi aspettate? Diciamo? Ma il pronostico vinca il migliore, diciamo che comunque sono due buone squadre e gli allenatori sono un po' un attimo in difficoltà in questo momento, ma comunque sono due persone molto valide e tecnicamente preparate, vediamo come va a finire. Dire chi vince, siamo gemellati, insomma è un po' complicato, un po' brutto dal mio punto di vista. Quindi insomma, in teoria è un pareggio, poi comunque vinca il migliore. Cosa ti ha colpito di più della città vecchia? Ah, l'architettura molto bella, poi anche le persone molto accoglienti, devo dire. Chi temi di più del Bari invece per quanto riguarda la partita? Ma del Bari un po' l'attacco, devo dire. Anche perché la nostra difesa non è solidissima, quindi il loro attacco. Invece che cosa temi di più del Bari? Io penso anche alla difesa, una bella difesa hanno. D-
della città vecchia, che cosa ti ha colpito particolarmente? Ma penso più di tutti l'atmosfera, della tutta la città, delle persone. Qual è la vostra esperienza qui nella città? No, bella, cordialissimi, siamo stati accolti molto bene e come eravamo certi di essere accolti, quindi è un gemellaggio storico e sicuramente continuerà per molto tempo. Che partita dobbiamo aspettarci oggi? Ma secondo me una partita molto equilibrata, sperando ovviamente, da entrambe le parti, dato che comunque la situazione bene o male è la stessa. E speriamo bene per noi, lo dico da Doriano. Chi temi più del Bari? Temo l'attacco più che altro per la nostra difesa, perché avendo una difesa giovane, ovviamente con un'esperienza minima, e voi avendo attaccanti d'esperienza, comunque magari qualcosa può succedere. Bari e Sampdoria Le, sempre forza, Bari e Sampdoria Le. Bari, Bari, forza Bari, Ale. Oggi vincerà il Bari? Sì, sicurissimo. Sicuro? Sicurissimo, Bari, Bari è squadra forte. Giambo, giambo. Bari e Sampdoria.